Buonasera al pubblico di Onda TV, vi abbiamo tenuto sulle spine, ma ci siamo anche questa sera con Onda Strike, la nostra rubrica di scommesse sportive, con tante novità da quest'oggi. Io saluto subito i nostri soliti opinionisti, Valerio Di Fonso, buonasera. Buonasera a tutti quanti. Buonasera Claudio Pacella, Andrea, buonasera. buonasera amici a casa. La novità che è l'agenzia Strike da questa settimana è voi da casa a dominare, nel senso che avremo una schermata che ci viene offerta da Strike, un pronostico sulle gare del campionato di Serie A, non solo, un'altra che ci è stata inviata da un telespettatore, poi vedremo anche qualche suggerimento che è arrivato nell'ultimo minuto. Vi ricordo la nostra mail, ondatvsulmona@yahoo.it, per interagire con noi in diretta, e aspettiamo ancora tanti altri suggerimenti. Quindi parte questo format più interattivo da questa puntata, come abbiamo anticipato già le scorse settimane. Però, come al solito, cominciamo con una grandissima vincita, Valerio, più di 2000 euro, quindi complimenti, una delle vincite più alte che commentiamo in queste stagioni di Onda Strike. Ce la puoi dire? Esatto, sì, un sistema integrale, tante partite, molte difficili. Iniziamo dalla vittoria del Tosno contro il Baltica Kaliningrad, poi c'è il pareggio tra il Petersburg United e lo Swinton Town, l'altro pareggio tra Bolton e Southend United, altro pareggio ancora in Inghilterra, Carlisle United contro l'Accrington Stanley, per arrivare poi al campionato brasiliano, Fluminense Figueirense ancora. Una X, la vittoria del Parma contro il Lumezzane, anche se qui c'era una doppia chance, l'1X, la vittoria del Portsmouth, e per arrivare poi al derby tutto marchigiano in Lega Pro fra Maceratese e San Benedettese, qui c'era un over 1,5 pienamente preso, la Reggiana ha battuto l'Ancona con un netto 4-0, qui una doppia chance 1X anch'essa presa, per concludere c'è il Paris che è FSI che ha battuto il Consolat Marsiglia per 1-0, anche qui doppia chance 1x, l'over 1,5 fra Juve Stabia e Melfi preso, e poi Trapani Provercelli, anche qui un 1x pienamente preso. Bene, siamo a 2000, quando... 2.441 euro. Complimenti, davvero un gran bottino, direi che ecco, la Uno degli dentellata abita esperti. vicino Strike, È uno quindi degli esperti degli esperti, telespettatori. ma sono tante gare, credo che ci vuole sia un po' di Certo. competenza, sia un po' di Di fortuna, come fortuna, si sa chiaro. in questi casi. Allora partiamo, signori, con la schermata che è arrivata da un telespettatore che ci segue tutti i giovedì e ha detto ve la invio. E allora vediamo un po' che cosa ha combinato, tra virgolette, Valerio. Juve Sassuolo 1. Allora, sì, vittoria, pronostica la vittoria della Juventus contro il Sassuolo allo Stadium, dovrebbe essere una partita non complicatissima per la Juventus, il Sassuolo potrebbe fare qualche scherzetto, però magari i bianconeri vorranno festeggiare al meglio il quinto anno di nascita del proprio stadio, magari con una vittoria. Ecco, qui dice Palermo-Napoli over 2,5. Nei precedenti il Palermo è leggermente avvantaggiato quando ha giocato in casa contro il Napoli. L'anno scorso vinse i Partenopei 1-0 col gol di Higuaín. 2 anni fa, invece, nel febbraio 2015, vinse il Rosanero per ben 3-1. Un over 2,5 che, visto lo spessore dell'attacco del Napoli, la difesa non proprio granitica del Palermo, che nelle ultime 2 giornate ha preso 2 gol, l'over 2,5 può esserci. Bologna-Cagliari, qui pronostica la vittoria del Cagliari. L'ultima vittoria del Cagliari a Bologna, se non ricordo male, ci fu nel 2009-2010, segnò Matri, finì 1-0 la partita. Potrebbe essere uno di quei risultati a sorpresa che in questa giornata, potrebbero starci. Atalanta-Torino 1, beh, questo mi sembra, diciamo, l'Atalanta gioca in casa, quindi dovrebbe, no, ottenere Beh, 3 punti. l'Atalanta non è partita benissimo in questo campionato, sicuramente però è avvantaggiata rispetto a un Torino che ha tantissime assenze, mancheranno in avanti soprattutto Belotti, e Martinez, che sono due giocatori fondamentali per i Granata, e quindi magari l'Atalanta potrebbe raccogliere i primi 3 punti proprio contro il Torino. Sei d'accordo su Chievo-Lazio X? Il Chievo sta in forma nonostante la sconfitta a Firenze e la Lazio contro la Juve comunque ha fatto vedere del buon calcio. Sinceramente vedrei leggermente favoriti i biancocelesti, non li darei non li darei Quindi tu come una squadra metteresti più ferma. 2, diciamo, Beh o sì, X2, diciamo. diciamo, no, direi proprio il 2 per 2 la Lazio perché fisso. mi sembra una squadra in Ah. condizione, in salute e soprattutto sul piano mentale, sicuramente più solida rispetto alla Lazio dell'anno scorso.
Genoa-Fiorentina c'è questa trasferta per i Viola, il telespettatore ci dice che non sarà facile questa trasferta. Sì, qui mette uno. Beh, il Genoa è partito a razzo, due vittorie su due partite, mentre la Fiorentina un po' a singhiozzo. Tra l'altro, in settimana si era anche aperta la vicenda di un possibile addio di Sousa. Io qui più che l'uno per il Genoa mettere il gol, diciamo. Gol, lui invece mette gol a Milan-Udinese, quindi non si è. Diciamo, il Milan ci Beh, sarebbe bene una vittoria che gioca a San Siro, però condividi questo gol? In parte sì, perché il Milan comunque non ha dato certezze difensive, ha preso 6 gol nelle prime due partite di campionato, peggior difesa della Serie A, e potrebbe starci. Il punto è far segnare l'Udinese, che è lontano dalle muramiche, non trova spesso la via del gol, però è un pronostico che dovrebbe esserci. 1 più over 2,5, quindi comunque prevede una gara animata tra Roma e Sampdoria. Eh sì, la Samp pure è una squadra che sta giocando bene a calcio con Giampaolo. La Roma, come ha detto lo stesso Spalletti, è una squadra che non riesce a combattere. Io metterei solo over 2,5 e eviterei l'uno fisso, perché non si sa mai, poi c'è l'Europa League a ridosso di questa partita e sarebbe troppo rischioso. Oh, e qui insomma il punteggio che tutti gli abruzzesi, o meglio no, tutti i pescaresi vorrebbero vedere, Pescara Internet, riflettori puntati da tempo, sold out, lo ricordiamo in soli 2 ore, tant'è che anche nel punto vendita di Via Gramsci qui a Sulmona è stato assediato da tifosi e anche da curiosi sin dall'alba. Qui dice X, ma sarà un pareggio davvero secondo te? Beh, secondo me la pausa è arrivata proprio nel momento opportuno per De Boer e i nerazzurri. Sinceramente io vedo l'Inter favorita in questa gara, e anche perché Pescara sì, è vero, ha 4 punti in classifica, però ricordiamoci che 3 sono arrivati per Ah, un diciamo errore dopo del il Sassuolo. ribaltone, per la vittoria a Esattamente. tavolino, sì. Quindi No, io vedo nettamente favorito l'Inter, ribalterei pure il risultato, quindi in 2. 2 diresti, sì. Invece diresti X2 a Empoli-Crotone? Sono due squadre che sono partite male, entrambe in difficoltà in questo periodo. Magari pronosticherei più X fisso, piuttosto che una doppia chance con una vittoria del Crotone fuori casa, diciamo. Benissimo, allora grazie Valerio Di Fon, ma soprattutto grazie al telespettatore che ovviamente si è prestato a questo Certo. nostro gioco, tra virgolette, al nostro invito, non è stato il solo, poi vedremo fra poco. Vediamo Strike, che cosa Sì. mette sul tavolo Claudio. È una schermata abbastanza difficile, valida, con difficoltà notevole, come vediamo, perché Possiamo vedere la sì. se dovesse andare in porto, la quota è alta di vincita, e poi lo vedremo. Iniziando la schermata con Juve-Sassuolo, gioca X primo tempo e uno finale. Eccola qui. È rischiosa la giocata sicuramente, però vista la quota 3,85-3,90 si può tentare. Io, proprio perché la schermata e la quota è alta finale, avrei fissata almeno questa gara con l'1. Quindi avresti detto 1 Juventus Su questa Sassuolo. sì, perché ci sono diverse gare molto Certo. difficili da Ti trovi prendere. d'accordo invece su Palermo Napoli Ah sì, X2? questa sì, assolutamente sì. Ha una tradizione favorevole al Barbera e il Napoli. C'è stato da registrare ancora una volta il cambio in panchina De Zerbi al posto di Ballardini. Non ci finisce mai di stupire, dobbiamo dirlo, Presidente Zamparini. Io qui anche con il 2 fisso mi sentirei abbastanza tranquillo. Dunque Quindi un X sì, X2 superflua. assolutamente. Oh, qui invece dice over 2,5 tra Bologna e Cagliari. Sì, Bologna-Cagliari, io personalmente queste delle 12:30 non l'avrei giocata, perché visto che è over, minimo 3 gol, di solito quando ci sono troppi gol alle 12:30, ora di pranzo, può risultare indigesto a qualcuno. Però sia per l'atteggiamento così, non molto delle due squadre ancora da decifrare, io al limite avrei giocato un under in questa gara. Sarà una digestione particolare, se starà così. Atalanta-Torino 1X, ti trovi E per d'accordo? l'Atalanta dobbiamo dire che non è partita assolutamente bene, a 0 punti dopo 2 gare. E con un Torino gioca, che lo possiamo dire come quel vecchio film famoso, un toro scatenato dopo il 5-1 sul Bologna in casa. E può anche starci l'X fisso. Beh, sì, X fisso Secondo dici tu, me con la poi doppia c'è doppia un chance. pronostico analogo, uno X, per quanto riguarda Chievo-Lazio, Sì, quindi e qui non bisogna so se tu registrare. escludi anche tu, no, la vittoria della Lazio in base a questo pronostico.
Escluderla del tutto? No, no. Perché la Lazio, la partita esterna, ha vinto su, a Bergamo 4-3, poi lo ricordo proprio qui, dicendo che il Chievo nella prima ha dimostrato che in casa è forte 2-0 sull'Inter, e appunto la Lazio vittoriosa a Bergamo 4-3 sull'Atalanta. Ci può stare, ma io personalmente avrei messo gol a questa gara. Benissimo, è il bello questo, no? Perché ci sono, si incrociano diverse. Noi speriamo di dare un consiglio, appunti, esatto, per migliorare, lo speriamo. E anche per dire che la colpa non sarà solo di esatto. Claudio Pacella e Valerio Di Fonso. Bene, allora questa era Genoa, era Chievo Lazio, sì. Invece Genoa Fiorentina. Sì, vediamo l'X. Un bel pari, metto, bene l'X, perché l'avrei giocata anch'io. Vedo una gara abbastanza equilibrata. Il Genoa a punteggio pieno dopo due gare. La Fiorentina con la sconfitta nella prima a Torino, ma ci poteva stare, 2-1, è in leggera ripresa, ha vinto su misura sul Chievo, diciamo dovrebbe accontentare le due squadre, la vedo anch'io così, X fisso. Milan-Udinese, qua dice primo tempo X, sì. Final sempre X. Ecco perché prima ho detto una schermata con difficoltà 9, direi, se dobbiamo dirlo, perché X primo tempo anche qui è una gara, diciamo, quasi a sensazione per il giocatore, una quota alta, 6,50. Nel Milan bisogna registrare in questa gara diverse assenze, però prendere l'X primo tempo a Torino con la Juve, e questo vuol dire che lo scommettitore è davvero esperto. Bocca al lupo, io avrei giocato gol. Dove si è giocato gol? Invece lui azzarda, no? Eh sì. Come lui non sappiamo chi è. Viene da Strike, sì, perché è messa insieme a quella di Torino. Praticamente dice Roma-Sampdoria. Uno al primo tempo, uno finale, cioè nel senso dice... Sì, dice la Roma comunque, fisso, sia nel primo che nel secondo, sì, la vede in vantaggio. Io qui non so, la Roma se è ancora alla testa, anzi sicuramente all'eliminazione della Champions. Gioca una gara che non è per niente facile, la Sampdoria anche a punteggio pieno dopo le due gare. Io qui avrei fatto il contrario, avrei giocato qui over 2,5, perché vedo una gara assolutamente aperta, minimo 3 gol. Bene, come vedete, insomma, ci sono diverse indicazioni. Direi che stiamo verso la fine, ma più andiamo alla fine, più vediamo scelte di coraggio. Pescara Inter 1X, e qui tutti sarebbero in piedi, pescaresi ma abruzzesi che non sono dell'Inter. Esatto, io ho già detto che non tifo né per l'Inter né per Pescara, proprio perché vorrei vedere una bella gara, essendo abruzzese. Però questo 1X ti convince? Ma guarda, se doppia chance, devo dire la verità, non da tifoso, se dovrei giocare a doppia chance, X2, perché credo, proprio un ragionamento, dopo Pescara-Napoli, l'Inter non prenderà sotto gamba questa gara, perché il Napoli lo ha fatto nel primo tempo e il Pescara vinceva 2-0. Se vuole uscire indenne dall'Adriatico, deve sfruttare quelle occasioni che il Pescara sicuramente, per il gioco che fa, darà all'Inter. Io vedo... Ah, poi il Pescara è libero di testa, bisogna dirlo. Beh, perché con la vittoria a Reggio Emilia, a tavolino, anche perdendo con l'Inter, comunque a 4 punti, come se avesse vinto con l'Inter e pareggiato col Napoli. Perché, prendere sul campo una sola sconfitta, poi trovarsi 3 punti, direi che tutti vorrebbero. Esatto, perché la sconfitta a Reggio Emilio ci stava, e già a 4 punti. Però affronterà l'Inter con la testa libera. Da rispettare nel calcio, assolutamente. Avrei scelto sì doppia chance, ma X2. Allora, doppia chance anche nel finale, l'ultima gara di Strike, Empoli Crotone 1X, d'accordo, no? Sì, sono d'accordo, perché l'Empoli è partita malissimo, è a 0 punti, però questa è l'occasione. Scontro diretto con il Crotone, scontro diretto per la salvezza, io metterei anche uno fisso, però 1X, direi al 90% è coperta. Perfetto, possiamo rientrare in studio. Morale della favola, Pacella non è d'accordo con Strike. Per la maggior parte, perché ama, perché c'è un grande rapporto con l'agenzia. Assolutamente. Però per queste gare la maggior parte le ha. Sì, io spero che quei consigli, come ho fatto io così Valerio, servino così per migliorare poi queste schermate, certo, perché a fianco alla giocata ci si potrebbe fare un'altra con i nostri consigli al limite, perché noi siamo sempre per una giocata minimo di 2 euro, cioè, come ripeti sempre. Gioco responsabile, sì. Per avere un quadro più ampio, anche per dare più indicazioni, sì. Non magari pilotare solo. Lasciare quella dove noi siamo d'accordo, o doppiarla, e magari dove non siamo d'accordo, affiancarla con un'altra giocata al limite. Allora, velocemente il sondaggio, poi rientriamo perché abbiamo delle schermate, insomma delle giocate che ci arrivano proprio in questo momento sulla nostra email, che vi ricordo è ondatvsulmona@yahoo.it, quindi continuate a scrivere. Nel frattempo vediamo queste interviste veloci che si riferiscono proprio a Pescara Inter. Pescara Inter, come potrà finire secondo lei? Beh, questa l'Inter di Mancini
l'Inter del nuovo allenatore Demboer, che è ancora di Mancini, a Pescara va a prendere De Martino. Io sono interista, però il gioco del Pescara verrà sopraffatto dalla velocità e dal ritmo del giocatore del Pescara. Proprio qui sono andati a ruba i biglietti di Pescara Inter. Allora chiediamo il suo pronostico a questo punto, almeno quello lo potete dare. Mi piacerebbe poter dire uno fisso, però la vedo dura. Insomma, però si spera, l'Inter non è che stia purtroppo in un momento... Anzi, per fortuna per me, per fortuna per gli interisti, però chissà, speriamo bene per il Pescara, siamo un po' patrioti. Allora, siamo abruzzesi, ma Pescara-Inter come finirà? Secondo me finirà 1-2 per l'Inter. Ormai Vittorio Di Bacco è diventato quasi un altro opinionista, perché si presta sempre a questi commenti di piazza. Ma hai preso tu il biglietto, Claudio? Perché io pensavo di averti in fila. No, purtroppo sono uno di quelli che non è riuscito a prendere il biglietto, perché effettivamente proprio il negoziante alle 12:15 mi diceva sold out, tutto finito. In un'ora e 45 i 12.000 biglietti messi in vendita a livello nazionale sono finiti. Sono contento per il Pescara di questo incasso, però mi sarebbe piaciuto andare a Pescara, la vedrò in TV. Va bene, allora arrivano altri suggerimenti dai telespettatori che quasi fanno a gara a mandare le schermate, quindi va benissimo, vuol dire che il nostro invito funziona. Vi è piaciuto, fatelo sempre. Ve la leggo velocemente, qui c'è un telespettatore che dice Juve Sassuolo 1, Palermo Napoli 2 più over 2,5, Atalanta Torino gol, Genoa Fiorentina gol, e poi ci sono i campionati tedeschi, Bayern Monaco 0-4, 2, quindi vittoria di Bayern Monaco, Wolfsburg Colonia gol. C'è il campionato olandese con la vittoria dell'Ajax 1 più over 2,5, poi campionato spagnolo Siviglia Las Palmas gol, Granata Eibar X. Valerio, che ne dici? Condividi qualcosa? Avresti giocato anche tu così? Beh sì, più o meno sì, la partita dell'Ajax contro il Vitesse è una partita importante, mi pare che siano entrambe appaiate a 7 punti. È un campionato che si segna tanto, quindi l'over ci può stare. Poi c'è un X fra Granada e Eibar, e anche quello mi sembra che ci possa essere, e il gol fra Siviglia e Las Palmas anche non è una giocata difficilissima, perché comunque Las Palmas in queste prime due giornate ha vinto tutte e due le gare, primo nella Liga. A Siviglia magari il gol potrebbe uscirci. Allora, un'altra schermata che arriva, chiedo a te un parere questa volta, Claudio. Juve Sassuolo 1, Palermo Napoli 2, Bologna Cagliari gol, Milan Udinese 1, Atalanta Torino 1, Chievo Verona Lazio under 2,5, Genoa Fiorentina gol, Roma Sampdoria X, Pescara Inter gol. Che dici? Ti sì. Metteresti nei panni di assolutamente sì, il 90%. Dico il Roma Sampdoria X fisso, un po' forzata ma bella, se dovesse andare in porto, e uno fisso Atalanta-Torino, la stessa cosa per l'Atalanta che vingerebbe la sua prima gara in casa, belluno, bella quota, direi ci può stare, ci può stare. Bene, allora non ci sono altre scommesse, quindi direi che per il momento siamo quasi arrivati alla fine di questa puntata, però io vi rinnovo l'invito a mandare le vostre giocate ogni giovedì con Onda Strike, l'indirizzo lo vedete sempre, ondatvsumona@yahoo.it. Prima di chiudere, giusto una velocissima considerazione finale. Allora abbiamo Pescara Inter domenica, poi c'è Inter Juventus la quarta. Allora, alla luce di queste prime gare, secondo te, Valerio, il campionato potrebbe già prendere una piega? Prendere una piega, però non definitiva, a dimostrazione di quello che abbiamo visto lo scorso anno. Sicuramente se la Juve dovesse fare un bottino pieno fra Sassuolo e Inter, inizierebbe già a essere proiettata quantomeno a una corsa che potrebbe trovare, dove troverebbe pochi ostacoli, perché ha già battuto la Fiorentina in casa, ha battuto la Lazio all'Olimpico, batterebbe il Sassuolo che è comunque una squadra ben costruita, dovesse battere pure l'Inter che è una fra almeno non le pretendenti al titolo, ma che potrebbe dare fastidio negli scontri diretti. Gli ostacoli a quel punto sarebbero davvero pochi, perché su 4 gare e in una difficoltà da 1 a 5 di 4,5 fai 12 punti, significa che sei la più forte del campionato e che sicuramente arriverai alla fine a cucirti il sesto scudetto di fila sul petto. Ma solitamente la lotta con la Juventus arriva, come è successo l'anno scorso, quasi
la giornata di ritorno, perché non era partita bene. Molto bene. Quest'anno c'è già, vedi già. Quest'anno è partita bene, e innanzitutto perché ha quella base nello spogliatoio di diversi anni, Buffon, Chiellini, Bonucci, e poi hanno messo in riga, sicuramente non l'avevano fatto l'anno scorso, inizi campionati giovani, e poi non sono arrivati i giocatori alle prime armi come Higuain, Pjanic eccetera, ma sicuramente giocatori esperti, ecco perché è partita bene. Tu dicevi proprio tra Pescara e poi l'altra, Inter-Juve. Io vorrei vedere, non tanto adesso subito all'Adriatico, ma con la Juve, già la squadra di De Boer, perché effettivamente, come diceva anche il telespettatore, ancora si vede la squadra di Mancini. Certo, un allenatore che arriva dopo 20 giorni non può sicuramente dare un gioco a una squadra nuova, deve conoscere ancora effettivamente tutta la rosa. Spero di vedere con la Juve l'Inter quasi, quella vera, si è rinforzata con Gio Mario, Gabigol, sicuramente questo giovane promettente, e a gennaio, se l'Inter sarà così fra le prime tre o quattro squadre, tornerà sul mercato e si rinforzerà, e dovrebbe... Contro la Juve non ci dovrebbe essere Gabigol. Esatto. Parte contro il Bologna dovrebbe partire. Però io punto magari sul centrocampo, con Banega, Gio Mario, si comincia un po' a vedere la geometria di questo allenatore. Fuori i medianacci, li chiamo io, come Felipe Melo, Medel, eccetera, e dovrebbe ancora mettere a posto la difesa. La Juve, Andrea, come dire, è partita bene, speriamo in qualche intoppo, almeno per far interessante il campionato, solo quello. Allora, l'ultima domanda sul Pescara: questa vittoria a tavolino, quindi questo ribaltone rispetto a quello che è accaduto poi sul campo, quanto inciderà secondo voi per il mantenimento della serie, del massimo campionato? Questi sono punti che poi a maggio pesano sicuramente. Tre punti a Reggio Emilia contro il Sassuolo, contro questo Sassuolo, e non è quello di due anni fa, o tre anni fa, sono comunque pesanti. Potrebbero incidere molto sulla lotta salvezza, però il campionato è lunghissimo e bisogna vedere, ci saranno tante sorprese lì in fondo. Beh, della stessa idea Claudio, oppure magari sono tre punti che si guadagnano ora, però se ne possono perdere, oppure se ne possono convenzionare. Ma è una forza psicologica in questo momento notevole. Io lo dicevo prima a Valerio fuori dai microfoni, che il Pescara deve puntare in casa al gioco, perché è una squadra che gioca, non ha la squadra per difendersi. Cioè, se vuole rimanere in Serie A sicuramente non lo farà difendendosi. È una squadra che Oddola fa giocare bene, veloce, giovane. Se riuscirà in casa a farsi rispettare, io non dico con la Juve, con l'Inter, con me ci sta la sconfitta, ma ci sono 4-5 squadre in Serie A che non sono superiori al Pescara. Io spero che possa rimanere proprio in Serie A dimostrando gioco e qualità. Benissimo, allora grazie per questa sera Valerio Di Fonso. Grazie a voi, buonasera a tutti. Claudio Pacella. Buonasera Andrea, buonasera a tutti. Grazie ai telespettatori che hanno interagito, collaborato con noi, inviando le loro giocate. Fatelo anche giovedì prossimo, indirizzo email ondatvsulmona@eo.it, ovviamente anche nel corso della settimana noi le metteremo da parte per poi ripartire con il prossimo appuntamento, che è giovedì prossimo su Onda TV. Buona serata a tutti.